stasera nella sala consiliare del comune di Cellole. Penso che i miei messaggi di solidarietà vi siano sempre arrivati, perché non si direbbe, ma sono molto sportiva, quindi ho seguito diciamo tutto il campionato e che dire, avete dimostrato veramente di essere una squadra meravigliosa, ma quello che ho notato, a parte le doti chiaramente calcistiche, dov'è Roberto? Ecco. Buonasera. Bravissimo. La cosa più bella che ho notato è proprio questo spirito di gruppo e questa voglia di collettivo che è fondamentale in qualsiasi ambito, anche nell'ambito comunale. Quindi voglio dire, ci devono essere dei cavalli da corsa d'eccellenza, ma ci devono essere anche dei grandi capitani e dei grandi dirigenti. E devo dire grazie anche ad Angelo Freda e ad Angelo D'Onofrio per averli guidati così e per essere stati sempre vicino a questi ragazzi. Veramente grazie, ci avete fatto vivere un sogno. Io nell'ultimo post che ho fatto, quando avete vinto la penultima partita, ho dedicato la vostra vittoria a Claudio Bartolino, perché penso che voi ogni volta che entrate in campo pensate a lui e giocate anche per lui, lui è in mezzo a voi. Quindi ragazzi, veramente complimenti, e noi come amministrazione comunale cercheremo, faremo del tutto per starvi vicino, non solo a voi, ma io mi sono impegnata anche per quanto riguarda, insieme anche a Giovanni, assessore allo sport, anche per le altre diciamo attività sportive come la volley, anche il taekwondo. Quindi lo sport è fondamentale per i ragazzi, è fondamentale per i giovani, perché è una palestra non solo sportiva ma soprattutto di vita. Quindi in bocca al lupo per tutto e noi ci saremo, veramente, complimenti, ciao Fedenza, grazie, e questa targa è a voi, e al vostro successo e soprattutto alla vostra voglia sempre di vincere, una voglia sana, fatta, ripeto, di valori come il collettivo, quindi grazie. Avete fatto una cosa bellissima, io mi sono permesso di segnare su questa targa grazie, grazie, grazie per i momenti di gioia e lustro che avete regalato all'intera comunità cellulese, perché veramente avete fatto un qualcosa di meraviglioso per Cellule e per l'amministrazione, in parte per voi, ma è tutta l'intera comunità che vi ringrazia. Come assessore ho già avuto modo di parlare col presidente, stiamo facendo il possibile per starvi vicino, anche con una mano economica praticamente, la burocrazia insomma, sugli enti comunali è abbastanza stringente. Ringrazio il dottor Sialditto che veramente sta trovando la strada giusta per stare vicino, e stamattina, il vostro presidente lo sa, ho di nuovo sollecitato gli uffici perché partino il prima possibile i lavori dello stadio, perché faremo di tutto per darvi per la prossima stagione uno stadio veramente da promozione, perché è previsto che ci siano degli spalti anche per gli ospiti con delle entrate diverse, per avere questa famosa e attesa da anni agibilità dello stadio, per far stare tranquilli voi, l'amministrazione, la vostra presidenza. Quindi grazie alla dirigenza, a voi giocatori, grazie pure ai tifosi perché vi sono sempre vicini, al mister Cimino, sì, che conosco da sempre. Quindi, grazie a tutti per questa meravigliosa gioia che avete dato a Cellule. Grazie, grazie, grazie. Angelo. Grazie a voi, ma questa qua è per loro.
perché se l'hanno sudata e questa qua l'hanno conquistata, l'hanno voluta, strappata al Puglianello e oggi siamo qua da primi della classe. Questo è vostro. Questo è un omaggio che facciamo e lo diamo al sindaco che rappresenta l'intera amministrazione nella sua interezza, perché noi siamo la squadra di calcio del paese, non rappresentiamo una parte del paese ma la sua, lo rappresentiamo globalmente. E quindi con questa targa non sarà una targa di, voglio dire, avremmo potuto farla loro, ma sappiamo che lei è una persona semplice. Quello che è importante praticamente è il simbolo. Noi vi ringraziamo per quello che fate per noi, ci rendiamo conto che fare pubblica amministrazione non è sempre una cosa facile. Quindi questo è un omaggio che diamo a lei e che lei avrà cura di portarla all'intera amministrazione. La diamo in modo specifico all'assessore allo sport, perché è la persona che abbiamo sempre trovato vicino, con lui abbiamo interloquito, lui si è impegnato sempre con noi, quando abbiamo avuto dei problemi lo abbiamo sempre trovato, e forse una targa dovremmo farla anche all'amico Pietro Sorrite, così magari si spiegherà. E siamo certi che l'anno prossimo in questo stadio rinnovato sarà un piacere fare promozione. Grazie mille. Volevo spendere una parola, se è possibile. Volevo dirvi, insomma, questo oggi è un appuntamento importante, è l'apoteosi di una stagione di anni straordinari. Avete fatto qualcosa di grande, dal mister ha funzionato tutto. Questa è la vittoria di un gruppo, è la vittoria di un'armonia. Ognuno ha fatto bene il proprio lavoro, il proprio compito, l'ha fatto con amore. Quindi ringraziamo il mister, ringraziamo i suoi collaboratori, la società e ognuno di voi, perché voi in effetti la vittoria è la vostra. Avete creato un gruppo di cui noi siamo stati orgogliosi. Vi ringraziamo perché noi abbiamo sempre sentito il peso dell'amministrazione, il peso di portare una comunità, perché questi colori non sono i nostri, ma sono i colori che rappresentano un'intera città. Noi siamo una città giovane, quindi con voi abbiamo ritrovato l'unità, abbiamo ritrovato la gente allo stadio, le donne, i bambini, i ragazzi, insomma rivedere lo stadio pieno di gente, perché negli ultimi anni avevamo vissuto qualche momento di solitudine. È stato bello, quindi vogliamo ringraziarvi e vi possiamo garantire che quelli che sono gli impegni che noi abbiamo assunto con voi li manterremo tutti. Vi ringraziamo se qualche volta avete avuto la pazienza di sopportarci e anche di attendere qualche tempo. Dobbiamo anche dire che loro sono dei ragazzi straordinari, perché hanno sempre giocato per questi colori senza mai fare questioni anche economiche. Hanno sempre capito che c'erano delle difficoltà, ma sanno che noi siamo una famiglia e quindi gli impegni che assumiamo li manteniamo. Ci sono persone come Peppino Branco, insomma, che rappresentano un po' la storia di questo calcio, sono persone di una semplicità straordinaria, lavorano sempre e poi si nascondono. Meritano il nostro applauso. Noi in settimana siamo stati anche a trovare il professore Sigismondo, perché l'avremmo voluto con noi, e gli facciamo un applauso al nostro segretario. Le foto le avrete viste, magari avrà perso qualche chilo, però vi posso garantire che il suo amore per voi è rimasto intatto. Mi ha anche detto che vorrebbe tornare a fare il segretario, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però se ci fosse ci farebbe piacere. Poi personalmente vorrei ringraziarvi tutti, perché io per circa 30 anni ho fatto di tutto per venire tra questi banchi. Pensavo di fare l'amministratore, voi mi avete fatto capire oggi che potevo venirci solo come segretario, come rappresentante della squadra di calcio. Grazie. La
Ma siamo ben rappresentati, facciamo i nostri auguri a questi giovani amministratori. Sappiamo che fare amministrazione non è facile, ci sono difficoltà economiche sempre, ci sono difficoltà burocratiche, e quindi buon lavoro a loro e un buon lavoro, il nostro buon lavoro, il nostro augurio va a tutta l'amministrazione, maggioranza e opposizione, perché loro comunque rappresentano la nostra comunità e noi siamo fieri di far parte di questa città. E un ringraziamento particolare agli amici di Sesto, noi abbiamo dei ragazzi di Sessa come Martini, come Antonio, come Osvaldo, che sono dei campioni, sono stati determinanti per la nostra squadra. Ci sono ragazzi come il nostro pastore Antonio Pastore, noi abbiamo diversi pastori. Noi siamo un greggio comunque, forse per questo abbiamo visto, perché un pastore è più, noi abbiamo due pastore. E niente, praticamente ci sono ragazzi appunto che vengono da Napoli, ci sono ragazzi poi che sono la nostra storia, i fratelli di Sedi, la Racco, ma non voglio dimenticare nessuno. Abbiamo, quest'anno vinceremo anche il trofeo del capocannoniere, capocannoniere è sempre un calciatore talentuoso che sa cambiare le partite, anche se lui finalizza quello che poi è il lavoro di tutta la squadra. No, ci porta a cena, ha detto, perché lo abbiamo una difesa ferrea, una difesa che tutti ci invidiano, perché non passa nessuno. Quindi che cosa dite? Grazie a voi, forse il nostro ricordo va anche all'amico il presidente Orabor di Sesto Lungo che ci ha lasciato, perché voi lo conoscete. Lo sport è soprattutto il rispetto degli altri, quindi noi vogliamo bene a tutti. Quello che è bello è che dovunque siamo andati siamo stati sportivi, abbiamo lasciato un bel ricordo del Bicellole, abbiamo ospitato tutti con grande sportività, quindi la nostra è una vittoria meritata, nessuno ci ha regalato nulla, ma onore ai nostri avversari, soprattutto al Pugnanello che fino alla fine è stato duro a morire, insomma. L'anno prossimo faremo questa promozione, se l'amministrazione ci sarà vicino, come abbiamo ascoltato, potremo fare bella figura e voi sarete sempre con noi. Grazie.